Buongiorno e benvenuti. Questo è un video acquisto da AliExpress. Ho acquistato delle perle in ceramica, perle in legno, dei fiorellini, un po' di minuteria. Adesso vi faccio vedere che cosa. Allora, queste perle in ceramica sono di più dimensione e più forme. Questi sono ovali. Mi piacciono tantissimo per i colori e siccome ceramica è abbastanza pesante, non si possono utilizzare per gli orecchini, ma per i ciondoli sì, oppure per le collane che hanno componenti in ceramica. Guardate che bei modelli, mi piacciono perché non sono neanche uguale tra di loro. Allora, mettiamo qui. Poi queste che sono di un altro colore, altre sfumature. Poi queste che sono a forma di goccia, molto belle come colori, anche queste. Guardate. Forse queste, no, neanche queste si possono utilizzare per orecchini a meno che non si utilizzano singolarmente, sono una goccia e via. Queste, guardate come sono belle, veramente belle, bei colori. Vediamo se c'è un altro, forse questo, sì. No, sì, sono diverse tra di loro, ma di poco comunque. Allora, queste ve le ho fatto vedere tutte e vi faccio vedere queste che sono tubulari, vedete? Credo avranno 7-8 centimetri. Mi sono piaciute anche queste con delle sfumature diverse tra di loro. E adesso vi faccio vedere le perline in legno. Allora, queste perline in legno, quando le ho viste, mi è venuta l'idea di... Ci sono anche delle napine. Mi è venuta l'idea di rivestirle con le perline e realizzare una collana tipo etnica, no? E vedrò se utilizzare le Delica o le Miyuki oppure quelle di Conteria, ma credo... Anche se non saranno perfette, credo di utilizzare quelle di Conteria. Vediamo perché quelle hanno i colori più belli e non ha importanza se non sono perfette come dimensioni. Parlo. Ecco, sono da 13 per 6 o 7, non mi ricordo bene le dimensioni. Vediamo se c'è scritto. Sì, 12, 6 oppure 8, non so, per 12. Credo 6, sì. Comunque vi lascerò il link sotto nell'info box e poi se vi piace la mia idea quando l'avrò realizzata, potete tranquillamente andare a prenderle. Ho dei 100 pezzi e non costano neanche tanto, mi ricordo forse 2-3 euro. Queste sono le napine da 2 centimetri e adesso vi faccio vedere. Allora, ho ripreso questi fiorellini in resina, sono quelle da 10 mm, una bustina da 200 pezzi.
colori molto caldi, sono un colore opal. Poi solo un filo di questi cioccolati, perché volevo vedere come si presentano, volevo qualcosa di sfilacicoso e non sono male, hanno dei riflessi viola e fucsia, però sì, può andare un filo, non è così grande. Comunque ha all'incirca 100 e qualcosa di pezzi, per quel che mi ricordo, 120. Poi ho preso questi pendenti. Allora, di questi pendenti mi è piaciuta tanto la forma. Non è tonda, non è, è un po' è ovale. Hanno, come vedete, il eccoli qua, si vedono meglio. È una forma molto bella, non tonda, non è ovale, sembra un tondo schiacciato. Anche il colore mi piace tanto, sono in resina. E sono leggerissime e le vedo molto adatte come pendenti per gli orecchini, anche quelli a frange, perché sono leggerissime, non si sentono neanche. E questa bustina non mi ricordo quanti pezzi, non c'è scritto neanche. Comunque 100 di sicuro, se non 200. No, credo 100. Poi vi lascerò anche di queste nell'info box. E adesso apriamo queste. Allora, queste sono delle monachelle con dei zirconi. Anche queste sono uguali. Questi sono dei distanziatori molto molto belli. Anche questi sono dei distanziatori, sono tutti diversi tra di loro. Queste le ho già acquistate in passato. Vediamo queste come sono. Io le ho utilizzate come pendente. Questi sono veramente di buona qualità. È un bel po' che acquisto da questo tipo di costicchiano un po'. Però sono di buona qualità, non si ossidano. Ecco qua, questo è tutto. Se avete qualche domanda, potete farla pure. Questo è tutto. Grazie a tutti, ci vediamo presto. Ciao.